Pace bene, bentrovati anche oggi, 21 febbraio, ricordiamo San Pier Damiani. Ascoltiamo. Piero nasce a Ravenna nel 1007. Perse i genitori quando era ancora fanciullo e venne educato prima dal fratello Rodelinda, che lo fece guardiano di porci, e poi dal fratello Damiano, più benevolo, che lo avviò agli studi a Faenza e poi a Parma, e dal quale, per conoscenza, prese il secondo nome. Divenne insegnante ed esegeta. Un giorno incontrò due eremiti camaldolesi ai quali confidò il desiderio di vivere in solitudine. Venne accolto nel loro monastero di Fonte Avellana, in diocesi di Gubbio, divenendone presto abate. Era un innamorato della vita claustrale e ne divenne il teorico. Infatti voleva che i monaci non uscissero dall'eremo, ma praticassero la povertà e non si occupassero di negozi secolari. Dovevano lavorare e digiunare, mortificarsi in proporzione ai loro peccati, poiché fu un grande sostenitore delle flagellazioni corporali. Quando le comodità lo attiravano, andava a tuffarsi nell'acqua gelida. Fondò diversi eremi, nei quali si formarono numerosi santi, che aiutarono a risollevare la Chiesa in un periodo in cui la simonia e l'immoralità dilagavano nel clero. Nominato vescovo di Ostia e poi cardinale, col sostegno dell'abate benedettino Ildebrando, aiutò sei papi che si succedettero al soglio pontificio a far rispettare il decreto contro i chierici simoniaci e incontinenti che avvilivano il sacerdozio e scandalizzavano i fedeli. Dopo tanta insistenza col pontefice, riuscì a ritornare nella cella del suo monastero, dove digiunava, si sottoponeva a forti discipline, meditava e cantava salmi, e mangiava pane nel piatto dove lavava i piedi ai poveri. Dormiva per terra, sopra dei giunchi. Morì a Faenza nel 1072 e nel Duomo sono custodite le sue spoglie mortali. Nel 1828 Leone XII lo proclamò dottore della Chiesa. Sul suo sepolcro fece scrivere: «Io fui ciò che tu sei, tu sarai ciò che io sono. Di grazia, ricordati di me. Guarda con pietà le ceneri di Pietro. Prega, piangi e ripeti: Signore, risparmialo». San Pier Damiani è un santo abbastanza celebre. Dante stesso lo colloca nel 21° canto del Paradiso nella sua importante opera La Divina Commedia, conosciuta da tutti. Noi ricordiamo San Pier Damiani soprattutto per la sua lotta intensa contro la corruzione all'interno della Chiesa. Ebbene sì, fratelli e sorelle, anche all'interno della Chiesa, che è una realtà umana e come umani noi portiamo dentro il peccato originale, possono avvenire dei fenomeni e delle situazioni che sono comunque di peccato. In particolare parliamo della simonia, quando si fa commercio delle cose sacre. Noi cristiani dobbiamo essere molto attenti e vigilare e anche proteggere il clero affinché queste situazioni non si verifichino, ma la nostra voce di fedeli deve essere chiara e netta, non di condanna di chi ha giudicato, di chi punta il dito e di chi sta rovinando le persone, ma la voce della chiarezza della verità, che in piena umiltà sente di doversi discostare da certi atteggiamenti. Allora, con tanta umiltà e con tanto amore per la Chiesa, ricordiamo che Cristo ha sempre amato la sua sposa, diciamo e invochiamo la protezione di Pier Damiani proprio sulla Chiesa, affinché possa essere sempre più pura, sempre più perfetta, sempre più immagine di Cristo. San Pier Damiani prega per noi.